Ok, abbiamo un problema. Non è la coroncina il problema. Non so se la vedete, la mia bellissima coroncina. Il problema è questo, ragazzi. Mi sono svegliata così, mi sono svegliata pochissimo tempo fa. Ancora c'è il letto disfatto e non ci capisco niente. Perché sono così? È un problema questo, ragazzi. Cioè, non riesco a fare niente, ragazzi. No, allora, il fatto è che Matti non c'è, io mi sono svegliata poco fa, Matti probabilmente si è svegliato prima. Cioè, cosa farà quando mi verrà così, ragazzi? Cioè, cosa mi appunto questa notte? Forse mi appunto qualcosa, sono diventata così, ragazzi, sono anche paranoica in questo momento, mi vedete? Ragazzi, soprattutto non so come farò a diventare normale, seriamente ho paura, tanta paura, della reazione di Matti. Cioè, guardatemi, non riesco nemmeno a vedermi più i piedi, guardate quelle ciabattine. Però non riesco più a vedermi i piedi e non so come tornare normale. Aiuto, per favore. Guardate, ragazzi, non ci sto nemmeno nello specchio. No. Un saluto da Matti, benvenuti in un nuovissimo video di Ninna e Matti, anche se in questo momento ci sono solo io. Allora, fatemi stare tranquillo, fatemi parlare a bassa voce perché mi sa che Ninna sta ancora dormendo. Quindi, visto che oggi dovevamo registrare un video, mi è venuto in mente di essere il protagonista di questo video, perché visto che lei sta ancora dormendo, ho deciso di incominciare a registrare e fargli un bello scherzetto. Cosa ho intenzione di fare? Visto che Ninna sta ancora dormendo, stavo pensando di entrare di nascosto come un vero ladro, però io non sono un ladro, ma voglio fargli solo uno scherzo. Quindi un ladro che fa scherzi, un ladro di scherzi, ok? Come un ladro di scherzi, e mi avvicino il più possibile verso il suo letto e poi inizio a fare un casino incredibile, inizio a sbattere l'armadio, a fare Ninna, ciao, buongiorno, zitti, basta, ok? Penso abbiate capito tutti quanti. Mi raccomando, ragazzi, un bel mi piace per questo scherzo e per altri scherzi alla povera Ninna. Mi dispiace che ti ricopro di scherzi, ma sono troppo divertenti. Ora però iniziamo ad avviarci verso la camera da letto, camera di Corinna. Vado, auguratemi buona fortuna. Matti? Ninna? Matti? Ninna? Non so perché sono così. Ma che hai fatto? Sei diventata un... Che cosa sei? Matti, aiuto, non so perché sono così, non so come si fa a tornare normale, aiutami. No. Aiutami. Stai lontana da me, stai lontana da me. Matti. No, oh. No. Per favore, faccio fatica anche a camminare. Aiutami. Io più che altro non... Stai lontana! Non... Matti! Mi fai paura! Oh! Che cos'è sta cosa? Aiuto! Non sei più Ninna! Ma mi sono svegliata così! Non so come si fa a tornare, forse sono stati i broccoli che ho mangiato! Non so che dirti, mi fa paura! Ma poi sembri una mezza lottatrice di sumo con un vestito da ballerina! Non ha senso questo! Sei una lottatrice di sumo o una ballerina? Tutte e due! Vabbè, potresti essere un pochino simpatica. Magari posso, ecco, toccarti un pochino. La manderò allo zoo, tranquilli. Scusa, ma adesso come farai a fare tutto quello che fai praticamente nella tua vita? Cosa devo fare? Devo... ti dimostro che posso... Ecco. Starai bene al piano di sopra, penso. Ecco, le scale sono un problema, ma per fortuna abbiamo quelle fuori. Però guarda, vieni, ti dimostro che posso fare tutto. Ninna, ma se fai fatica pure a entrare in una porta, come faremo a fare i video, a mangiare, a vivere insieme? Come faremo? Oh, mamma mia, siamo fregati. Matti, posso fare palestra? Vedi? Bene, e poi ti mostro che posso anche vestirmi. Scusa, un po' di privacy. No, ho fatto. Ninna, ma hai detto un po' di privacy? Io che ne so che ci vuole così tanto a vestirsi. Sì, sì, mi sono vestita, vedi? Togli le mani dalla maglietta. Alza il mento. Togli le mani dalla maglietta. Ora tu come pensi di fare tutte le cose con me? Però posso... Che ore sono? Io ho fame. Non lo so, è mattina. Sai come è iniziato questo video? Sì, no. È iniziato che io ho fatto una intro quando... Aspetta, devo... Posso anche raccogliere le cose. Ah, sì, ti spezzi la schiena però. Non c'è problema. Questo video, mia cara Ninna ballerina di sumo, è iniziato con Matti che voleva farti uno scherzo mentre dormivi. Che persona cattiva. Non immaginandosi minimamente di aprire una porta e trovare dentro una Ninna lottatrice di ballerine. No, era ballerina di sumo, non lo so. Comunque ti dimostrerò che posso anche mangiare, anche perché ancora non ho fatto colazione. Vieni. E andiamo a fare colazione. Sappi che adesso devi dimostrare a tutte le persone che ci stanno guardando che sei capace di fare tutto. Te lo dimostrerò. Vai, esci dalla porta. È costretta a uscire così. Come va? Tutto bene, grazie. Più che altro ancora Giorba non mi ha visto. È vero. Allora Ninna, adesso ti propongo una sfida. Devi entrare in quella porta passando in modo normale, quindi senza girarti. Ce la farò. Ti stavi per portare via tutto, però ce l'ha fatta davvero. Dai, brava Ninna. Benvenuti in cucina. Io ho fame. E allora mangia. Vediamo un po' se riesci a trovare... Vedi, posso fare tutto. Posso... Cosa sto vedendo? Guarda come sei seduta. Come una persona Zorba! Ehi! Eccolo! Zorba! È andata subito sotto il tavolo perché si è spaventata. Eccola! Vieni, Zorba! Oddio, mi sta guardando malissimo. Zorba! Ehi! Questa è da miniatura, io te lo dico, eh. Com'è? Buono. No, no. Ehi. No, ehi. Io voglio toccarti le tettine. Oh mamma mia, potrei iniziare ad abituarmici però, eh. È impossibile essere tristi guardando Ninna. Cioè davvero, se sei triste... usa il tuo pupazzo di fiducia. Ti rendi conto che... Non sono un pupazzo. Ah, dai, mi fai paura quando mi segui così. Oh mamma. Matti, 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 non ti vedo. Eccoti. Sono qui. Avevo un problema. Siediti. Non posso. Ti devi sedere. Non riesco. Ok, così. Ninna è qui. Ninna, ma adesso cosa ne andrà? Ma ti tornerò mai normale? Ho paura di no, Ninna. Come faremo? Io ho paura, ho davvero tanta paura adesso. E se dovessimo vivere per sempre così? Ogni volta che ti devi sedere su un divano cadi e non puoi più rialzarti se non ci sono io. E come posso andare in motorino? E come puoi abbracciare i cagnolini? No. Perché non hai le braccia? No, dobbiamo trovare una soluzione. Ragazzi, se avete qualche soluzione provate a scrivercela nei commenti. La situazione mi ha fatto diventare così. Dobbiamo assolutamente riuscire a capire cosa ha fatto trasformare Ninna in questo modo, perché se conosciamo chi o cosa è riuscito a trasformarti così, magari può anche farti tornare normale, tranquilla. Cioè, è un po' tranquilla. Tu devi avere fiducia di me, ce la faremo. Anche voi aiutatemi per favore. Però intanto possiamo divertirci un po'. Troveremo chi ha trasformato Ninna in questo modo, ma intanto magari potremmo inventarci qualche sfida, visto che sei così, no? Ok, dai, cerchiamo di non drammatizzare troppo. Ci saranno anche cose carine, tranquilla. Non hai usato il termine corretto. Cioè? Drammatizzare? Ah. Sdrammatizzare intanto. Poi non penso si usi in questo tipo di frase. Tranquillo, tranquillo. Non c'è problema. Ho visto che il danno non è arrivato solo a me, quindi... A parte questo, fateci sapere. Ma Ninna, non drammatizzare. Non si dice. A parte questo, mi raccomando, continuate a seguire i nostri video e aiutateci a scoprire insieme che cosa è successo alla povera Ninna, lottatrice di ballerine. No, come ballerina di sumo. Ballerina di sumo. Hashtag Ninna ballerina di sumo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.